Buongiorno, ben onda a pranzo in TV, quattro chiacchiere a tavola, giorno per giorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno cari amici. Avete fatto un buon fine settimana? Il tempo va migliorando su tutta l'Italia, su buona parte dell'Italia, quindi io mi auguro che voi abbiate potuto fare un buon fine settimana, sereno e tranquillo con i vostri figlioli e in famiglia. Vi presento subito gli ospiti del nostro pranzo. Ecco, Gianni Granzotto, uno scrittore autorevole, un giornalista, un presidente di una cosa importante, l'ANSA, la maggiore agenzia di informazioni del nostro paese. E a questo punto dovrei dire niente po' di meno che Loretta Goggi. Che dire se non che secondo me è la più brava di tutte. Guido Colnaghi. A Caprera, quell'isola stupenda, c'è un centro velico fra i più importanti del mondo. Guido Colnaghi è il presidente. Parleremo quindi di mare, parleremo di veli. Patrizia Pilchard, che ieri sera era a Forte dei Marmi, no, a Forte dei Marmi, al Lido di Camaiore. Regali anche oggi per i nostri ragazzi, sì, i soliti giochi, quindi i ragazzi che oggi sono a casa più numerosi perché stanno aspettando gli scrutini o gli esami, seguono la nostra trasmissione perché i computer e i libri sono in attesa che qualcuno li vinca. Mario Marenco, un attore e un architetto che disegna mobili. Mario, per ricordarti ai nostri amici, non che sia necessario, chi ha visto La vita continua ricorda questo personaggio simpatico, molto ben disegnato, lo zio un po' svagato, astratto, come sono in genere i tuoi personaggi. Dei divani che disegna Mario Marenco, chi se ne intende dice che sono molto belli e molto importanti. Miranda Martino, sua, la ricorderete, la bella sigla della prima trasmissione televisiva che si sia occupata della condizione della donna. Questa trasmissione televisiva è importante, era intitolata Viaggio nel Sud ed il suo, la prima canzone femminista, mi ricorda Miranda Martino, l'autore di questa trasmissione importante e bella era Virgilio Sabel. Il professor Giovanni Vollea, l'illustre neuropsichiatra infantile che torna al nostro programma a furor di popolo, come si dice. Ha concluso la sua attività universitaria l'altro ieri, vero? L'insegnamento, anche se continuerà a dirigere questo importante istituto che è un onore della scienza e della ricerca italiana. Il professor Bollea deve molte risposte al nostro pubblico, che ha telefonato tanto dopo la sua apparizione a pranzo in TV e vuole sapere molte cose. Le chiederemo, professore, di rispondere ai nostri amici. Livia Azzariti, il medico a tavola. E durante il pranzo, come sempre, sorprese e musica straordinaria, delle stupende canzoni cantate benissimo da cantanti brillanti, simpatiche, che vedrete con grande piacere. A questo punto non mi rimane che dire, come ogni giorno, buon appetito a tutti e tutti a tavola. Signori, vi prego, occupate il vostro posto alla nostra tavola.
Silenzio. Allora, eccoci qui a pranzo. Noi abbiamo un problema fondamentale che è il problema del tempo, e il problema del tempo nella nostra trasmissione viene regolato da questo orologio che io sto cercando di recuperare, che non è facile. Ecco che bisogna mettere qui e che è molto importante perché regola l'andamento della nostra trasmissione. Allora, eccoci qui a che bella tavolata, una tavolata straordinaria. Vi ringrazio tutti per aver accettato il nostro invito. Voi avete appetito? Molto. Insomma, quasi nulla. Quasi nulla. Compensatevi, compensatevi. Ah, così non sono di molto buon umore. Perché? Ah, beh, certo. Questo forse ci consente, sì, posso capire perché. Questo ci consente di, come dire, di avviare la nostra conversazione. Sì. Il nostro programma inizia quasi sempre con la notizia o l'argomento del giorno. Abbiamo tutti letto i giornali, abbiamo ascoltato i giornali radio, e la notizia del giorno purtroppo è quella che conosciamo. Una grossa perdita, un grosso vuoto. Che peraltro non è ancora avvenuta, quindi se voi siete d'accordo io suggerirei di prescinderne un momento, nel senso che, sì, che è una condizione molto particolare, quella nella quale noi stiamo trasmettendo ora tra un telegiornale e l'altro. Vi suggerirei di pensarci in... Insomma, ci sono i colleghi dei telegiornali che stanno seguendo questo doloroso avvenimento e che informeranno nel modo giusto. Una cosa molto importante, secondo me, è che tutti i partiti sono tutti intorno a Berlinguer. Questa è una delle cose più belle, secondo me, questo dolore che accomuna tutti, perché è un uomo che io nutro un grande rispetto, e quindi per me, non so, ho una specie di... Quindi anche noi partecipiamo, però l'unica cosa da fare, se questo è un dovere che dobbiamo compiere, un impegno che abbiamo preso, facciamo bene la nostra tradizione. Anche quell'ultima frase che ha detto, l'ultimissima, sì, era quasi premonitoria, quasi premonitoria. Sì. Cioè, l'ultima, andate di casa in casa, casa, cercate di convincere individui, è quasi una trasmissione di molto bella. Bene, signori, io credo che coloro che ci stanno seguendo a casa comprenderanno, noi non possiamo fare altro a questo punto che dedicarci, continua, che dedicarci alla nostra trasmissione, così come è giusto che la nostra trasmissione si sviluppi. Allora, gentili amici, l'estate mi pare che a questo punto sia davvero alle porte. Vedo il presidente del centro velico di Caprera, tutto contento, l'amico Colnaghi abbronzato, tra l'altro ieri è stato in banca, siamo arrossato, arrossato per ore, è stato in banca ieri, perché io ho fatto qualche telefonata a Milano, mi ha detto purtroppo è in barca, non potremo raggiungerlo prima di... Infatti è bello la barca che non si può raggiungere. L'estate è quindi arrivata a questo punto, direi di sì, salvo in qualche regione d'Italia. Abbiamo altri velisti qui a tavola. Chi sono gli altri? Io. Loretta Goggi è una velista. Una lupetta di mare, come i Boy Scout. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho una bellissima barca a vela, un Solaris 36, e che mi diverto durante l'inverno a fare delle regate. Ed estate. Ho imparato da una persona che è un po' più pratica di me, e con molta umiltà comincio piano piano e mi piace tantissimo. Ma sai nuotare? Sì. Mi tengo a galla, quella è già. Scusate, signore, mi ricordava Colnaghi? Abbiamo un personaggio importante come marinaio. Cristoforo Colombo, appunto, no, che ha attraversato l'Atlantico per rendersi conto. Ha rifatto praticamente tutto il tragitto. Come Loretta Goggi sa bene, perché... Non solo... Sì, ci siamo incontrati a Loretta Goggi in Quizzo, sì. Spettacolo straordinario. Dammi una cifra per ricordarla, la conoscono tutti, dell'ascolto, il contatto più alto che il tuo programma ha avuto. Ma diciamo intorno ai 15 milioni. 15 milioni. Sono stati per la nostra televisione. Per la vostra? Sì, perché è stato molto simpatico l'intervento che abbiamo fatto. Abbiamo fatto diventare le cabine, le tre caravelle, abbiamo cominciato a farle spostare per tutto lo studio. Insomma, per chi era in studio era abbastanza divertente, non so poi se... Per chi era a tavola, a casa, magari... seguito. Se 15 milioni di euro hanno seguito, certo, no, perlomeno vi hanno contattato. Anche io una volta ho fatto un programma in televisione. Uno? Tanti, dai, Mario. Avevamo
un milione e mezzo. Quanto avevate? Non mi ricordo se un milione e mezzo o 150.000. Gli ascolto. No, come pagamento. Come compenso, dice Granzotto. No, numero di spettatori. Di spettatori. Stessa cosa. Mario, senti, questa è una civetteria per far dire di te che con Gianni Boncompagni, con Giorgio Bracardi, che vedremo e sentiremo fra qualche momento, tu sei stato, non in televisione ma in radio, uno dei protagonisti di quella cosa stupenda che ha appassionato, divertito e fatto ridere l'Italia per anni, che era Alto Gradimento. Sì, secoli fa. Come secoli fa? Sì, ha ragione. Ero piccolo, ero. Ha ragione. No, questo, voglio dire, l'intervento dell'architetto Marenco era finalizzato a ricordare che anche lui è stato protagonista di... Ma ha ragione, secoli fa. Siamo tutti contemporanei, il tempo non ha senso. Anni fa, secoli fa, è la stessa cosa. Giusto. Sì, sì, io lo dipende dalla profondità della memoria. Che profondità della memoria c'è per Alto Gradimento, Mario? Qualcuno te lo ricorda ogni volta che ti si vede, ti si dice, ah, ma Marenco di Alto Gradimento, oppure no? Sì, sì, è così. Sembra che la reazione immediata ed il primo pensiero sia quello Alto là. Gradimento, eh? Evidentemente, beh, come tutti sanno, quello era un prodotto di grande qualità. Certo. Non c'è dubbio. Fatto da ragazzi intelligenti, da professionisti capaci. Scusate signori, siccome rispettiamo le regole del gioco, l'estate, le vacanze, la prima parte della nostra trasmissione è in genere destinata al dibattito, una parola che va rifiutata, quindi non diciamo ad un dibattito sul tempo, ma è dedicata ad affrontare un argomento. Io direi che, poiché abbiamo visto che le notizie oggi sono legate a questo evento, ci ha parlato prima bene Miranda, io direi che forse potremmo scegliere un argomento. L'argomento potrebbe essere le vacanze, no? È una cosa di cui si parla sicuramente nella famiglia italiana in questi giorni. Le vacanze di coloro che hanno più fortuna, hanno più danaro e possono fare vacanze lunghe, ma anche le vacanze di chi ha meno danaro e magari le vacanze, il periodo in cui si lavora bene, in cui i ragazzi sono a casa, lo vivono questo periodo in città. Io da 25 anni che non faccio una vacanza. Perché dici questa cosa, Miranda? Cosa vuol dire? Non ho mai avuto la possibilità di farlo, non ho mai ritrovato il tempo, perché mi sono gestito il tempo sempre in funzione del lavoro. E sei contenta di questo? Cioè, non ti sei mai ritagliato uno spazio di pacaprera, non so, una cosa? No, mai. Sei contenta? Tutte le volte che sono andata a fare le tournée fuori all'estero non le ho mai vissute come vacanza, perché di solito quasi tutti che vanno all'estero, anche se vanno a cantare, niente, il mio impegno nel lavoro era così ferreo che io stavo in albergo tutto il giorno e alla sera uscivo solo per lavorare, poi subito ritornavo a casa. Ma questo perché? Perché sei una brava professionista come tanti. Ma perché avevo paura della gente. Paura, e allora mi rinchiudevo e per me solo mi esprimevo solamente cantando. Loretta. Io non mi esprimo solamente cantando. Hai citato una barca. No, ti dirò che anch'io sono stata presa per un periodo di tempo moltissimo dal mio lavoro e pensavo, avevo una specie di ansia dentro che mi divorava e mi portava a lavorare estate e inverno. Poi a un certo punto, non lo so, mi sono guardata intorno, visto che c'erano troppe cose belle che rischiavo di non godere. Insieme alla mia età che cambiava, insieme alla mia maturità, c'erano delle cose che probabilmente se avessi assaporato fra 10 anni non avrebbero avuto lo stesso riscontro dentro di me. E allora ho deciso di lavorare intensamente l'inverno e lasciare l'estate a me. Io volevo sommato sapere, non lo merito. Quanto ci vuole per imparare ad andare a vela? Quanto ci vuole? Grazie. Una vita. Se parliamo di mare, non si è mai finito di imparare, perché ad ogni uscita, si impara sempre qualcosa. No, però diciamo, riuscire a governare. Ecco, per riuscire a governare una barca basta venire a Caprera in 15 giorni. In 15 giorni lei insegna. No, non solo io. In condizioni del mare, in condizioni normali o quasi normali, non imprevedibili. Beh, diciamo che uno dei vantaggi, diciamo, di Caprera, per parlare di Caprera, ma del resto è così un po' dappertutto,
che l'arcipelago della Maddalena, dove c'è Caprera, è il posto credo più ventoso del Mediterraneo. Sì. Non so, ma siccome è pieno di ridossi, perché essendo pieno di isolette ci si può mettere sotto vento, allora c'è molto vento e mare non troppo agitato, e quindi si impara facilmente. Ma allora, scusa, tu conosci tutti i termini della vela, i vari pomma, qualche cosa sono riuscita ad imparare. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è che secondo me una donna non potrà mai fare il navigatore solitario, perché ci vuole una forza disumana quando c'è vento, forza per fisica, cazzare queste cime lì, a voglia con self-tailing eccetera, con due mani, perché? sai tutti i termini, cioè, calma, non mi chiedete la spiegazione perché allora mi perdo, allora ci vuole col naghi, però ci vuole una forza, però forse consigliamo settimane, si alza alle 6 del mattino, si comincia fino a sera. Il problema della... Insegnano con una metodologia molto buona, io lo consiglierei. Dieta dura e disciplinata. Cioè, la condizione è sempre quella di saper nuotare. Però lei non mi ha risposto. Non mi ha risposto, non parlate insieme, signori, altrimenti... Ecco, non è essenziale saper nuotare. No. Perché è essenziale non cadere in mare. Ah, beh, allora bisogna imparare. C'erano i vecchi marinai, non sapevano nuotare. Signori, scusate, siccome io temo che purtroppo non saranno molti coloro che potranno andare a Caprera quest'estate. Quindi soprassediamo. Tutti i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri figlioli nelle condizioni di raggiungere questo straordinario centro medico, però questo non succederà. Allora io vorrei invece approfittare della presenza al tavolo del nostro professor Bollea. Professore, io ho letto su un quotidiano che l'altro giorno c'è stata un po' di commozione all'università quando lei ha chiuso. Quanti anni di insegnamento universitario, professor Bollea? Non so, 30, non so. 30. Non so. Un bel bilancio. Ho chiuso una parte e adesso... Ma sa, l'importante è avere una scuola, no? Io ho un sacco di allievi più intelligenti di me che sono andati avanti, oramai sono nomi internazionali, e questo sa, avere tutti i figli lì attorno è una cosa quando molto lei importante. Cominciò, professor Bollea, quando lei, la neuropsichiatria in Italia era guardata anche con sospetto. Ma io ho cominciato, là c'era un determinato problema, eravamo nel dopoguerra, avevamo una problematica con i nostri ragazzini che voi non ricordate, ma erano momenti tragici, insomma. E allora così, siccome la psichiatria infantile è impregnata di sociale, e per me il sociale è importante, ho trovato questa forma qui, abbiamo discusso col mio maestro Cerletti, ho trovato questa forma qui che prendeva le mie due istanze, una certa quale istanza scientifica e un'altra sociale, e con una sintesi dialettica, eccomi qua. Professore, è quasi grossolano per quanto è banale, ma posso dirle bravo e grazie, grazie da parte di tutti i suoi studenti che sono stati tanti in questi anni e che hanno così arricchito. Basta. So che lei non ama fra l'altro queste cose. Cos'è la vacanza, professor Bollea? La vacanza deve essere intesa come un momento in cui la famiglia, per esempio, diventa più chiusa, si sta di più tra figli e genitori, oppure è il momento in cui i ragazzi devono volare con le loro ali, cominciare a sperimentare? Secondo l'età, ecco. Fino alla prepubertà, io credo. No, sempre. Qual è la prepubertà? Dunque, diamo anche. Fino agli 11-14 anni, io credo che sia meglio, diremo così, che le vacanze siano fatte insieme, perché è l'unico momento, in fondo, in cui il padre fa veramente un po' il suo mestiere di padre. Però, certamente, fino. Già prima dei 14 anni una guida, una vacanza tipo Caprera, tipo lo sci, lo Stelvio, eccetera, eccetera, senza i genitori io sarei favorevole. O in città, dopo no, dopo no, dopo i 14 città... anni in certo qual modo deve già prevalere il desiderio del figlio, naturalmente accettato dal genitore, ma comunque deve già prevalere lui, perché entra in società, ha le sue scelte, ha le sue responsabilità anche delle scelte. Poi viene il genitore. Un momento di pubblicità, professore, mi scusi, un momento di pubblicità, poi torniamo su questo argomento che mi pare di straordinario interesse. È strano perché non è successo niente. Professor Bollea, allora, si stava dicendo un momento fa. Certo lo Stelvio, certo Caprera, ma per i giovani, per esempio, che rimangono in città, per coloro che non possono andare né allo Stelvio né a Caprera, per coloro che vivono la loro vacanza come interruzione degli studi nella città in cui vivono con la loro famiglia,
Ma in che senso? Come va vissuta questa estate, questo periodo? Ma l'estate è vissuta anche, diremo così, una maniera, come dicevo, di relax da parte del genitore. Io desidero sempre che ci sia un rapporto molto forte tra padre e figlio. E il padre, con la storia del lavoro, non ha mai contatto con questi figli, no? E allora che il figlio veda il padre, al di là della sua professione, così com'è, va molto bene, no? E poi soprattutto io sono anche favorevole che per un determinato periodo vadano sempre nello stesso posto. Perché il cambiare troppo fa sì che i ragazzi non abbiano i soliti compagni, no? Mm-hmm. Vi ricordate che quando si andava sempre in posto si aspettavano dopo? Certo, per potersi rincontrare tutti quanti. Quindi una parte dell'estate deve essere, diremo così, classica. E l'altra invece no, l'altra deve essere libera, no? Poi oramai adesso tutti viaggiano. È così bello viaggiare, La curiosità di... Sì, poi si vince quella determinata paura, poi si fanno delle osservazioni, poi si porta si a casa. Si apre, secondo me, proprio... Molto l'orizzonte. L'orizzonte, viaggiando, si incontra... Molto l'orizzonte. Professor Bollè, a che età è giusto che ad un ragazzo sia data la chiave di casa per entrare e uscire? Una domanda incredibile. Sa perché era fatto, professor? Sì, lei non se ne è accorto, io ho messo il gomito nei peperoni. Credo che sia visto. È stata una cosa. Quindi, che sembrava una regressione infantile immediata nel momento che chiedeva la chiave. Adesso bisogna poi analizzare il perché e a che età i suoi genitori hanno dato la chiave. Comunque lì io sono molto favorevole a dare la chiave prestissimo. Bravissimo. Cosa vuol dire prestissimo? 11-12 anni che devo fare. L'importante è mantenere il dialogo col figlio, non è mica il problema della chiave, insomma. Io poi ho ricevuto alcune telefonate. È il problema del ritorno a casa. La linea generale è questa: se la madre è ansiosa, io dico al figlio, prima regola, mai creare l'ansia nella madre. Se tu ritorni, telefona. Le madri sono sacre. Però, insomma, se uno ritorna un'ora, due, non succede mica niente, insomma. Adesso si pertrofiggono troppe paure. Ho ricevuto paure. Alcune telefonate. Una mamma, per esempio, mi chiedeva... era preoccupata perché il figlio guardava molto la televisione, guardava solo la televisione, il tempo libero lo passa davanti alla televisione, non gioca, non legge. Colpa della TV, deve fare dei programmi noiosi, impossibili, così i bambini, i ragazzi fanno altre cose, no? Tipo, lei mi fa la TV per i ragazzi e tutti la vedono, e quindi, ma lì delle volte si esagera, bisogna vedere il perché, vuol dire che non si è... Sia la scuola, sia la famiglia non è riuscita a creare degli interessi alternanti. Pigrizia non può essere? Eh? Pigrizia non può essere? No, il bambino non è mai pigro. No, perché tante volte la televisione può risparmiarti di leggere perché in fondo c'è qualcuno che ti parla e che ti dice cose contenute in libri o... Non so, stimolarti... Lì ritorniamo nel famoso problema dei programmi culturali, no? Se la TV alternasse un po' i programmi culturali con altri spettacoli e pomeriggio andrebbe bene. No, delle volte c'è la noia. Tenete presente che è difficile divertirsi al pomeriggio, non abbiamo delle possibilità per i nostri bambini. C'è la madre autista che li porta alla piscina, accetta, ma quando la madre non è autista, quando non ci sono le possibilità, esatto, dove stanno, niente. Professor Bollea, scusi, Loretta ha avuto un successo straordinario anche presso il pubblico dei ragazzi. Io, per esempio, i miei tre figlioli, l'ho detto qualche volta in questo nostro programma, i due gemelli hanno 14 anni e Valentina 13 anni, erano e sono dei grandi ammiratori di Loretta. Perché? Perché Loretta canta bene, recita bene, perché è allegra, perché come mai i ragazzi... Secondo lei ha probabilmente visto qualche volta questo straordinario spettacolo perché fatto. Loretta c'è una certa quale ingenuità quando fa le cose, no? È sempre gioviale, è sempre è così com'è. E questo per i ragazzi non lo senti mai, diremo così, la senti talmente spontanea, no? Mi spiego? Quindi la spontaneità. Questo i ragazzi è. Come quando adesso ha detto, adesso quando ha parlato della sua vela, no? Era quasi timida, no? Senta, invitiamo la caprera e vediamo come sa. Aspetta, una figuraccia la sua barca così. Livia, in pochi minuti, almeno le altre tre domande. Una mamma preoccupatissima perché il figlio di 12 anni era preoccupata che fosse entrato in qualche modo in contatto con il mondo della droga. Ahia, questo è un tema che... Quello è il momento che consiglio si può dare alla mamma, no?
entrare in confidenza col figlio. Purtroppo la droga è alle porte, ovunque, ma anche ovunque determinate cose altre positive. Bisogna vedere che tipo di scuola, che compagnia frequenta e come si può, senza condannarlo. Il problema è che la mamma deve mantenere la massima confidenza col figlio, soprattutto con la figlia. Qualsiasi cosa che una figlia dica, no? Mamma, ho rubato. La mamma non deve dire niente. 24 ore dopo gira attorno e dico, ma come? Perché? Eccetera. E quindi mantenere la confidenza con i figli è l'unica raccomandazione. Confidenza estrema. Dice... E non devono giudicare, non devono condannare, non devono dire niente. Devono in maniera che il figlio vada proprio, perché l'incontro con la droga crea una determinata ansia, qualche cosa crea. Se il figlio può dirlo alla mamma, se il figlio può dirlo, non dico al padre perché è più facile dirlo alla mamma, allora ecco che a poco si può guidare la vita extrafamiliare del figlio. Comunque, un rischio che si corre, siamo noi a eliminare questi rischi nella società, non bisogna chiedere di più di quello che la famiglia può dare. No? Posso fare una domanda, professore? Miranda. Io volevo chiedere come mai questi bambini, per esempio mio figlio ce l'ha, un senso... Età tuo figlio? 14 anni. 14 anni. E tutte le cose che adesso lei ha detto sui bambini, sulla libertà, sul dialogo con la madre, questa è una cosa che io ho applicato, ho tentato di farlo e devo dire con ottimi risultati. Ma questo desiderio voluttuoso e quasi morboso del sangue. Del sangue? Del sangue, della violenza, a parte la violenza dal cinematografica, ma gli incidenti, tutto ciò che è morboso, che è violento. Per esempio, io ho litigato con mio figlio, per esempio andando sull'Aurelia c'era un incidente e lui se l'è presa come tutti, io non mi sono fermata a vedere l'incidente. Cioè l'interesse voler vedere a vedere il sangue, a vedere le persone rotte, rovinate. Ma non credo mica che sia un piacere vedere. Può darsi che ci sia una determinata partecipazione maggiore. Credo anch'io. Ma sì, però... Cioè, non è pura partecipa curiosità. A questo. No, ma anche un piacere, cioè quando c'è un film per esempio di vampiri, di teste mozzate, questi film granghignoleschi, hanno un piacere incredibile, insomma, mio figlio ce l'ha. Può darsi che questo sia Io ironizzo su questo fatto, è chiaro, perché non cerco di dargli molta importanza. Però è una cosa incredibile, ho litigato con lui per questo fatto. Ma non vestirti di rosso con lui. C'è forse l'interesse per il giallo, per il cinema, il cinema sì. A tinte molto forti. A tinte molto forti, esatto. C'è un po' di aggressività, no? La nostra gioventù non può mica stisseccare molto la propria aggressività. Esatto. La sublimazione attraverso l'intellettualizzazione viene un po' più tardi. Non avendo più la possibilità né di leggere, quindi né di leggere libri d'avventure, ma di né di muoversi, né di fare niente. Non leggono, io mio figlio non leggo. Presidente, sentiamo Patrizia perché fra l'altro deve ricordare anche come siamo appunto andati sul discorso dei ragazzi che non leggono, invece noi abbiamo scoperto che i ragazzi leggono, anche perché hanno telefonato tantissimi. Le telefonate che riceviamo per la prenotazione del quiz che abbiamo per i ragazzi, con tutti i libri che abbiamo, che consegniamo ogni giorno, sono decine di libri di avventure, di storia, di scienza, c'è di tutto. I ragazzi sono felici di portarsi a casa decine di libri e hanno anche le loro preferenze, ragazzi di 8-10 anni. Tutti i ragazzi italiani che ci telefonano da tutte le parti, che possono partecipare. Miranda, al facciamo gioco, così. Vogliono mentre i libri, li vogliono. No, questo non ti è consentito. No? Tu devi andare lì, dove ci sono quegli specchi, e prepararti a cantare una delle tue belle canzoni stupende, uno dei tuoi successi. Che però hai rifatto, no? Tamuriata Nera è fatto in maniera così moderna, abbastanza curiosa, con 5 voci, ecco, che sono sempre le mie. Allora mi fai una cortesia, tu devi raggiungere con queste tue 5 allora voci, farmi... sì, certo, mentre io chiedo al presidente Granzotto, che non vuole essere chiamato presidente, ma io sono fortunato perché abbiamo un altro presidente, molto più importante che è una tavolata di presidente del circolo di vela. Terribile. Bene, allora io vado. Vai tu. Allora io vorrei sapere dal presidente, questi ragazzi che leggo, ecco, insomma, che rapporto con la lettura c'è? Che rapporto con la lettura è possibile in un periodo in cui sembra esistere solo la televisione? Beh, io nelle occasioni che ho per i libri che faccio di prendere contatti con i ragazzi, spesso a scuole mi invitano, istituti,
Sono occasioni felicissime, io mi sento molto, molto meglio che andare nei Rotary, nei Lions, quelle cose lì che oramai sono nettamente sorpassate, alle quali io non sono mai stato iscritto e non sarò mai iscritto, perché un gruppo di ragazzi con la freschezza, con l'interesse, con la curiosità, che vedo che si avvicina molto ai libri, che si avvicina molto alla, alla non solo alla nozione, ma entra più addentro, vuol sapere perché, vuole... Ma questo rapporto con la carta, Presidente? Voglio dire, cioè, là dove il televisore sembra sostituirsi completamente al giornale... Non esageriamo, non drammatizziamo, ha ragione. Leggono meno di un tempo probabilmente, ma a una certa età, che il professore di cui abbiamo ammirato le cose che ha detto, molto preciso, sono stato molto colpito, potrà individuare meglio, a una certa età, che può essere tra i 15 e i 18, sono insaziabili le letture. Io non ho come voi dei figli giovani, perché io sono molto più giovane di voi, ho un nipote di 19 anni, un nipote, e so come questo ragazzo desideri sapere, sia circondato da libri. Presidente, continuerà nel futuro, voglio dire, molti sostengono che lo strumento in cui noi operiamo, cioè la televisione, si avvia a sostituire completamente la carta. Non lo credo. Anzi, io credo il contrario. Credo in una decadenza, sono perfettamente d'accordo. Io ho vissuto molto in America, ho assistito a una certa curva della ipnosi televisiva, che poi va decrescendo per essere affidata solo agli appuntamenti. Cioè non apro la televisione e vedo qualunque cosa. Certo. Mi interessa un programma, lo vado a vedere. Ma questa bella storia, Presidente, che lei ha raccontato, la storia di Cristoforo Colombo, che lei ha raccontato in un libro, è una storia che secondo me si poteva raccontare meglio, la televisione sta raccontandola, perché sta già producendo uno sceneggiato intitolato Cristoforo Colombo. Non l'ho visto. Con la televisione, non perché non è ancora concluso, andrà in onda fra qualche tempo. Ecco, voglio dire, di Cristoforo Colombo bisogna scrivere o raccontare per immagini? Si può scrivere e raccontare per immagini. Le due cose per me sono non completamente distinte, perché nulla è distinto nei vari modi di raffigurare la realtà o di raffigurare la storia, però sono due cose diverse. Che continueranno a convivere, lei dice. Che continueranno Mario, a convivere. Mario, anche secondo te, sì? Sentiamo l'architetto Marenco. Non sarei tanto preoccupato. Che in genere fa interventi di tipo umoristico. Questa volta sei chiamato a dire una cosa molto semplice. Ma questa è una cosa alla quale io ho fatto caso, al rischio cioè che si debba stare lì ad addormentare davanti alle immagini, sdraiato su una sedia e cose. D'altro canto però mi sembra che, visto quello che accade in tema di immissione, in questo campo tanto prolifico di ritrovati, dove l'informatica viene giorno per giorno a dare frutti nuovi e strumenti nuovi, può darsi che la macchinetta lì davanti diventi sempre di più, come mi è parso di capire, uno strumento di manovra piuttosto che un oggetto di fronte al quale ci si rende passivi. Cioè tu pensi all'interazione, cioè al destinatario che diventa però una specie di, come dire, di dialogante col mezzo televisivo. Può darsi che si verifichi quella famosa interazione. Questo però cosa vuol dire? La carta stampata in giorno, insomma, continueremo a leggere il giornale. Dopo... No, io mi riferivo alla possibilità di usare questi terminali e di avere un rapporto. Si può darsi. Loretta, quanto tempo puoi dedicare alla lettura? Nella tua giornata di viva del... La sera leggo molto volentieri. Leggi davvero? Sì, di tutto. Soprattutto periodici? Sì, libri. Molti libri. La narrativa? E saggistica. E saggistica. Mi piace molto, infatti ho letto... Hai letto anche il Cristoforo Colombo? No, Cristoforo Colombo no, ho letto Annibale, che è stato bellissimo e che io disprezzavo tanto a scuola, era veramente odioso. E leggendo invece il libro di Granzotto,
Sì, a me mi era odioso. E infatti l'ho cominciata ad amare leggendo il libro. Loretta, devo dirti che sembra incredibile, cioè che tu, dopo aver, non so, trasmesso in diretta per 15 milioni di spettatori il tuo Loretta Goggi in quiz, stanca probabilmente, anche un po' affaticata, insomma, cosa hai chiesto a questi libri? Hai chiesto distensione, relax? Ma ti dirò che sono molto curiosa e di conseguenza chiedo di sapere. Tutto quello che fa parte del passato mi interessa tantissimo e quindi anche per questo leggo delle cose di saggistica, perché mi riportano indietro nel tempo. E poi mi piace scatenare la fantasia, che in questo periodo non è che sia tanto... Certo, anch'io. Miranda è lì da qualche minuto. Stendo qui a piè fermo come una torre che non crolla. Straordinaria. Allora, Tammuriata Nera, questo Tammuriata è il titolo, nera. In una riedizione, una bella canzone della Napoletana del dopoguerra. Ti ascoltiamo, Miranda. Grazie. E tu l'hai fatta, mi pare, in modo stupendo, vero Loretta? Sì, completamente diversa da tutte le altre esecuzioni che avevo sentito. Grazie, siete molto gentili. Senti, è una mia impressione, perché io purtroppo non vedo più molto bene, devo dire che... oppure dietro quell'archetto lì col fondale della Bougainvillea c'è quella...
graziosissima ragazza, brava cantante, ballerina, brillante. che corrisponde al nome di Daniela Goggi. Daniela. Un altro piccolo vulcano in famiglia. Un altro piccolo vulcano in famiglia. Professor Bollea, non conoscevi Mario Marenco? Beh, l'ho ammirato tante volte, però... Cosa vuol dire ammirato, Daniela? Perché mi fa molto ridere. Fa molto ridere? Molto, sì. Lei pensa che io abbia un gran fisico. Tu credi che la ragione... No, non ho capito perché. No. Perché? No. Ah, tu pensi che io non abbia un gran fisico? No. Beh, sei molto simpatico, però. Ci sei rimasto un po' male. No, anche un gran fisico, scherzo, naturalmente. Daniela, tu sai che Mario Marenco, perché questa è una cosa di cui forse si è parlato poco fino ad ora, oltre ad essere quell'attore simpatico che ti ha sempre divertito e ha divertito tutti noi, è anche un eccellente architetto che disegna dei mobili straordinari. Lo so. Sembra che un suo divano abbia ottenuto riconoscimenti internazionali, o sbaglio? Sì. Beh, di poche parole. Ma l'arredamento di una casa non è una cosa soltanto da ricchi e da... Mario? Guarda, se uno si mette a guardare la letteratura che sta sulle bancarelle e nei chioschi di giornali... Che poi non è sempre una letteratura da disprezzarsi. No, ci sono tanto di riviste che nascono ogni giorno. E fanno vedere arredamenti che, a mio giudizio, costano una barca di soldi. Non è questo l'unico modo di rovinarsi l'esistenza. Rovinarsi. Quindi uno può pittare tutto bianco. Dovendoti arredare una casa, non so se tu l'abbia già arredata, ti affideresti ad un architetto che disegni i mobili come l'architetto Marenco, oppure vorresti fare tutto da sola? Mi piacerebbe riuscire a fare tutto da sola, però non credo di essere all'altezza, per cui mi lascerei consigliare da Marenco. E non sentiresti la casa un po' estranea ai tuoi gusti, al tuo temperamento? No, cercherei magari di decidere le cose insieme, quindi... Però un consiglio penso che mi farebbe piacere. Architetto, ti piace quando una tua cliente cerca di decidere con te le... No, vero? Poco. Secondo me le ragazze, in genere, sono molto brave quando mettono le mani nell'arredamento. Fanno molto meno danni di noi professionisti. Mario, come si fa a spiegare al pubblico che quando tu parli tra amici al bar non parli così come stai parlando ora? Non credo. Una parola ogni 28 secondi. Parli come parlano. Prova a farlo, vediamo se ci riesci. Sì. Ora stai recitando la parte dell'accademico, il titolare della cattedra di architettura. Ha parlato tutto velocemente. Daniela, allora, due sorelle, tutte e due bravissime. Tutte e due bravissime, simpatiche, molto amate dal pubblico italiano. Ho l'impressione, forse sbaglio perché non ho i dati quantitativi, ho l'impressione che Daniela però in questo momento almeno sia un tantino, come dire, alle spalle, non perché meno brava, ma almeno nella... Devo stare attenta alle curve. Nella notorietà nazionale. Adesso passa bene in curva. Rispetto a Daniela. Circa 2 anni che non lavoro, ho ripreso da poco, ho avuto un incidente di macchina che mi ha tenuto immobilizzata. Hai scassato la macchina? Sì, di un mio amico. Ah, polverizzata. E quindi sono stata un attimo nell'ombra, ma... Come, insomma, professor Bollea, due sorelle che fanno lo stesso mestiere, perché tutte e due fanno lo stesso mestiere, cantano bene, recitano, ballano, cioè. Ecco, come possono convivere? Perché non possono convivere? No, mi pare che convivano benissimo. Io volevo qualcosa di... C'è competizione, c'è apertura, no? Ecco. È molto stimolante, perché, secondo me. Sì. Noi ci scambiamo questa fa parte dell'educazione dei genitori anche. Sì, siete molto legati ai vostri genitori? Sì, molto. Si vede subito. Bene.
Certo, ma questa è una cosa... Comunque io condivido l'idea sua di affidarsi alla redattrice. Mia moglie è redattrice, ecco perché... Io riconosco Gianni che Grazzotto... il redattore ha veramente una funzione, perché un vero redattore fa vivere meglio in casa. Questo è il dello spazio, della divisione dello spazio, qualche cosa di importanza psicologica enorme che noi... Però costa. No, ma nemmeno sono per più piccole, loro riescono a far entrare... Nemmeno per sogno, è un'idea che costa. Tante cose dentro che da solo non costa. Il redattore ha la grande funzione, come dice lui, perché nella rete mette i mobili nuovi. E l'impresario è obbligato a fare dei mobili nuovi belli. È una trasmissione. Vada a vedere la mostra viennese della secessionista e vedrà come il secessionista pittore ha influenzato colui che ha dato l'oggetto. Vede Hoffman che ha fatto tutta quella enorme rivoluzione dell'oggetto di tutti i giorni di cui noi viviamo, perché questo l'ha disegnato lui. Degli stessi liberi. Un'importanza enorme. No. Diceva Gianni Granzotto, stava intervenendo su... No, molto amato quello che ha detto il professor Bollea, dicendo avete avuto dei genitori, lui ha detto si vede subito e questo è molto professionale, vuol dire una lunga esperienza e queste cose che sono poi il succo di una vita, si vede subito, io non, sì, vedo che sono due belle ragazze, molto brave, lo so. Ma non capivo se hanno avuto dei genitori. Il professore l'ha capito subito, perché la professionalità è alla base di tutto ciò che noi facciamo. La professionalità del professor Bollea e questo studio delle attitudini man mano che si sviluppano dalla crisalide e l'ha capito. Noi speriamo di capire le cose che facciamo e viviamo per questo, perché fino in fondo, fino all'ultimo istante, noi cercheremo sempre di capire, certo. Come forse ha fatto anche qualcuno di cui poco fa abbiamo ricordato. Certo, certo. Siete figlie d'arte, Loretta e Daniela, no? Papà e mamma mai calcato le tavole di un palcoscenico? No. Chi canta meglio, papà o mamma? Papà. Bella questa. Daniela, gli specchi, là in fondo, come è intitolata la canzone? È un nuovo giorno. Un nuovo giorno, titolo bello. Bene. Vai Daniela. Loretta, sì. Le vuoi molto bene? Molto. C'è un'altra sorella in famiglia? Sì. Che non ha mai fatto lo spettacolo? No, mai. Ha 7 anni più di me e credo che il suo capolavoro siano i 2 figli che ha fatto. Giulio e Valentina, che sono veramente 2 bambini. Che età hanno Giulio e Valentina? Dunque Giulio 12 e Valentina 10 e mezzo. Si somigliano come temperamento, come carattere? No, direi di no. Un aggettivo per Valentina, un aggettivo per Giulio? Valentina è molto femminile, pur avendo così 9-10 anni è già una femminuccia. E è Giulio? È Giulio di una sensibilità incredibile, proprio sensibile. Credo che avrà più problemi lui nella vita che Valentina. Chi dei due batte di più le mani alla zia Loretta? Non lo so, perché mentre lavoro non li vedo. Comunque gli zii devono dare molti vizi. Molti vizi? Sì, eh? Ah sì? Sì, nonni. Perché non fanno i genitori? No. I genitori danno la norma. Nonni e zii, vizi a non finire. Vizi a non finire. Daniela, allora, ti ascoltiamo e ti applaudiamo. Chi siamo ancora un po', specchio le mie.
Buongiorno, Enrico Berlinguer è morto, espirato poco fa nel reparto rianimazione dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato da 3 giorni, da quando si era sentito improvvisamente male durante un comizio. Dovrebbe essere pronto il collegamento con l'ospedale di Padova con Giulio Borrelli. Sì, Enrico Berlinguer è morto alle 12:45, l'annuncio è stato dato poco fa. Le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate nella notte, come ora dovreste vedere nel penultimo bollettino medico che abbiamo registrato in mattinata. Vediamo se è pronta la registrazione a partire. Ecco, in attesa che la registrazione parte, ecco, vi dico subito che le condizioni appunto si erano aggravate in notati, il penultimo bollettino medico parlava di coma irreversibile, ieri sera c'era stato un immediato consulto medico tra i 4 primari che hanno costantemente seguito il leader comunista. La situazione è precipitata nella notte, è sopraggiunto prima un blocco renale, i già deboli segni di vita erano andati man mano scomparendo. L'elettroencefalogramma a una certa ora della notte era risultato piatto, la residua attività cerebrale era ormai finita. Alle 23 erano entrati nella stanza di rianimazione la moglie Letizia e il fratello Giovanni, che sono tornati subito in mattinata. Ormai non c'era più nulla da fare. Il possibile era stato tentato. I medici erano costretti ad arrendersi di fronte alla inesorabilità della tragedia. Alle 8 di stamane è tornato, ecco qui vedete la lettura del penultimo bollettino medico, letto dal sovrintendente. L'attività elettrica cerebrale è scomparsa. Il coma pertanto è da considerarsi irreversibile. Ecco, qui vedete in pratica il preannuncio della morte. Per tutta la notte una folla commossa e attenta ha seguito le ultime ore del leader comunista. Alle 8 di stamane era tornato il presidente della Repubblica Pertini, che era stato a Venezia e Vicenza per partecipare alle visite già programmate. Pertini è stato pochi minuti nella stanza di rianimazione, poi subito dopo è uscito commosso, scuotendo la testa. È ritornato poco prima di mezzogiorno, appena siamo in grado di dare le immagini, vi manderemo le nuove immagini, e ha dichiarato ai cronisti che lo affollavano: lo riporterò con me a Roma come un fratello, come un amico fraterno, come un compagno di lotta. A un giornalista che gli chiedeva: presidente, le mancherà? Pertini ha risposto: ci mancherà, ma non ci mancherà il suo esempio. Per il momento è tutto da Padova, linea allo studio. Da quando questa mattina alle 9 si sono sapute le notizie dell'ultimo bollettino medico, parlava di coma irreversibile, la folla è andata aumentando davanti alla sede del Partito Comunista qui a Roma, in via delle Botteghe Oscure. Collegamento con Liliano Frattini.
quando avete dato la notizia, qui la gente che è raccolta da questa mattina è esplosa in pianti, in singhiozzi ed in applausi. È stata esposta, come vedete, la bandiera a mezz'asta. L'onorevole Achille Occhetto della segreteria ha dato l'annuncio della morte del segretario comunista e ha annunciato che i funerali si svolgeranno mercoledì pomeriggio. Nel pomeriggio di oggi sarà diffuso un comunicato. Il dramma si è consumato. Ecco, sentite l'applauso della folla verso la bandiera a mezz'asta, la bandiera rossa a mezz'asta, con il lutto. La gente ha scandito il nome di Enrico. Enrico, c'è molta commozione, la gente non sa trattenere le lacrime, la propria commozione, e sono tre giorni che questa tensione vive nel popolo comunista, ma non solo fra la gente comunista, ma anche fra quelli che hanno manifestato ammirazione e stima per l'onorevole Enrico Berlinguer. Ecco, su queste immagini ci congediamo da Via delle Botteghe Oscure, dove si è raccolta una grande folla che si va man mano, che va man mano aumentando. C'è una tensione che è palpabile nell'aria, la gente è sgomenta, attonita sui volti, c'è una profonda commozione. È mancato il capo dei comunisti italiani, è mancato uno dei personaggi più in vista della politica italiana. Ed è mancato quello che scriveva questa mattina sull'Unità la scrittrice Ginsburg, Natalia Ginsburg. Berlinguer è stato un esempio di coraggio, di rettitudine morale, di coerenza e di sacrificio. La gente che vediamo qui a Via delle Botteghe Oscure ha certo nel cuore questi sentimenti. E ho concluso da Via delle Botteghe Oscure. Si è conclusa dunque la lunga agonia di Enrico Berlinguer, il segretario generale del Partito Comunista Italiano, espirato oggi alle 12.45 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova, da dove era ricoverato la sera di giovedì 7 giugno, quando era stato colpito da emorragia cerebrale. Ci risentiamo fra mezz'ora con il giornale delle 13.30. Arrivederci. Noi non crediamo che sia possibile proseguire una trasmissione che ha le caratteristiche della nostra trasmissione in questo clima, in questo contesto. Quindi ne abbiamo un momentino parlato tra noi mentre il telegiornale ne va in onda, e siamo, mi pare, tutti d'accordo nel ritenere che non si possa proseguire appunto un programma con queste caratteristiche, questi toni e queste intenzioni. Noi esprimiamo la nostra più viva solidarietà alla famiglia dell'onorevole Enrico Berlinguer e le nostre condoglianze per tutti coloro che ne seguono il nostro programma. L'appuntamento è naturalmente per domani. Arrivederci.